Andrea Mazzetti, presidente dell'Associazione Galleria Centro Storico Firenze, che ha sede in Via del Porcellano, ovviamente a Firenze, inaugura ufficialmente una mostra dal titolo Eccellenze Artistiche. Si tratta di una rassegna che propone le opere di 10 artisti internazionali che sarà aperta al pubblico con ingresso libero fino al prossimo 11 giugno. Sarà Lucia Mazzetti stessa a invitare i nostri telespettatori a venire a visitarla e ovviamente la troverete sempre qua in galleria, pronta a presentarvi le opere degli artisti, a raccontarvi le loro storie, le loro biografie, i loro curriculum, e a suffragio di questo troverete in galleria anche tanti cataloghi che vi aiuteranno a entrare ancora più approfonditamente nell'universo artistico dei 10 pittori che ora vi presenteremo e che al termine della presentazione riceveranno la coppa, la prestigiosa coppa Elite che vedete alle nostre spalle e il diploma di merito che viene conferito agli artisti che espongono nella Galleria Centro Storico Firenze da sempre, perché noi la seguiamo fino dalla storica sede di Via Pietrapiana e poi nell'attuale sede di Via del Porcellana, che si trova, lo dico per i non fiorentini che magari non conoscono questa via, che però è conosciutissima dai fiorentini, si trova a pochissime decine di metri da Piazza Santa Maria Novella. Lucia Mazzetti. Signore e signori, buongiorno, benvenuti a Firenze, benvenuti alla Galleria Centro Storico. Io ringrazio tutti gli artisti che hanno aderito a questa mia iniziativa. Mi rifaccio da lei, dottor Fabrizio Borghini, della sua presenza, poi di Sossio Settembre, dottor Sossio Settembre, poi Alfonso Confalone, la dottoressa Ilaria Tibaldi. Poi ringrazio gli artisti qui presenti, Vincenzo Cossari che è qui presente, poi abbiamo la figlia Donatella Collalti che è qui presente, Vincenzo Cossari, Teresa Fosluzzi, Rosella Marianucci che è qui presente, che ci hanno portato le sue opere, sono presenti. Ringrazio Andrea, il figlio di Rosella Marianucci, che segue la madre con grande entusiasmo, con una grande voglia di fare e di vedere. Ringrazio Giampaolo Pagano per l'aiuto, Miranda Bolognesi, Ferruccio Pagano e Teresa Foluzzi, l'ho detto, vero mi sembra. Ringrazio tutti voi che siete qui, che contribuite con l'arte e la cultura. Poi basta guardare l'occhio che ci imprimano, che ci danno un grande calore e una grande felicità. Grazie a tutti. Allora, Lucia, come sempre, prima di passare alla presentazione degli artisti e la consegna delle onorificenze, facciamo una rapida carrellata critica con i collaboratori storici della galleria, iniziando da Sossio Settembre. Bene, devo dire innanzitutto grazie per l'invito e questa mostra, questa rassegna, diciamo così, penso che sia una rassegna importante, perché già dal titolo Eccellenze, Eccellenze nell'arte, cioè può spaziare sia nel mondo dell'arte con il discorso dei suoi stili, le sue tecniche, diciamo la percezione dell'artista, e difatti noi vediamo dei lavori che ci abbiamo, dal figurativo all'astrattismo, dall'astrattismo andiamo a finire a un concetto della scultura. Però il concetto dell'eccellenza noi la possiamo trovare in tanti punti, la possiamo trovare nel mondo dello spettacolo, lo possiamo trovare nel mondo dell'artigianato, lo possiamo trovare nel mondo della televisione. Quindi eccellenza è un qualcosa di impegno, di un premio all'artista che si impegna in un determinato concetto. Come gli artisti in questa kermesse, in questa rassegna, sono stati accomunati. Però allo stesso tempo, mi prendo un po' di tempo, cioè qual è l'impegno della galleria? L'impegno della galleria, il centro storico, è quello là di dare spazio e di dare voce agli artisti che insieme, accomunati dallo stesso senso e dallo stesso amore per l'arte, si uniscono per un solo obiettivo, cioè quello di comunicare agli altri un qualcosa, le loro percezioni, i loro sentimenti, le loro azioni, e quindi trasmettere all'altro questa gioia e trasmettere all'altro il concetto dell'arte, che oggi è molto molto importante. Quindi dobbiamo pensare anche a un'altra cosa, cioè la vita dell'artista non è tutto oro, non è tutto semplice come la gente si può immaginare. La vita dell'artista c'ha i momenti belli, come c'ha le fatiche, come c'ha i successi e come c'ha il discorso dell'insuccesso.
ora un altro contributo critico da parte di Alfonso Confalone. Grazie, ecco, le parole che abbiamo usato, eccellenze, elite, no? Oggi, specie nella politica, possono fare un po' paura, no? Alla gente, in effetti, rievocano qualcosa che viene calato dall'alto, qualcosa di esclusivo, mentre nell'arte è tutto l'opposto. Eccellenza, l'elite si formano proprio con il giudizio del pubblico, della gente, del popolo. Quindi c'è una base democratica dalla quale anche altri settori della società dovrebbero imparare. Grazie. Io penserei invece in generale, l'eccellenza è raggiungere, l'arte riesce a raggiungere, farci star bene o farci riflettere dell'opera e anche della nostra vita. Quindi una mostra vuol dire anche esposizione, e ci esponiamo noi stessi alle opere d'arte e in primis proviamo delle sensazioni che a volte un artista sconosciuto riesce a dare. E per me questa è la vera importanza, la vera eccellenza, quindi grazie a questi artisti. Grazie, grazie. Allora, prima di procedere alla cerimonia di consegna dei premi, vi leggo i nomi dei 10 partecipanti alla mostra. Di loro solo 4 oggi sono presenti fisicamente a ritirare la prestigiosa Coppa Elite. I 10 artisti sono Renzo Barbazza, che viene da Belluno, Giovanni Cherubini da Viterbo, Giuseppe Collalti da Roma, Vincenzo Cossari da Roma, André Ghiluai, francese, Rossella Marinucci da Pistoia, Teresa Poluzzi di Firenze, Santiago Subirana, che viene dalla Spagna, Josefina Temin dal Messico e Corri Van Valen Leleu da Parigi. I presenti sono Giuseppe Collalti, rappresentato dalla figlia, e Vincenzo Cossari, poi Rosella Marinucci e Teresa Poluzzi. E ora procederemo alla consegna delle onorificenze. Dunque, vorrei Donatella Coloalti, che è qui presente, che ritira per Giuseppe. Facciamogli un bellissimo applauso, viene da Roma, la ringraziamo della sua presenza. La premia è dottor Sossio Settembre e Alfonso Confalone, al centro della sala. Adesso è la volta di Vincenzo Cossari, facciamolo un bellissimo applauso da Roma per la scultura e la pittura. Bene, lo premia la dottoressa Tibaldi, ti passi la coppa. E allora, visto che oggi Vincenzo è a Firenze, una dichiarazione, come vive questo momento importante per la sua carriera? Per me è molto importante essere sempre presente, non per quanto riguarda l'eccellenza, ma per quanto riguarda il lavoro in generale dell'arte, visto il momento anche drammatico della cosa, perché siamo fermi per quanto ci riguarda, quindi bisogna darsi una mossa, come si dice a Roma. E i premi aiutano, vero? Esattamente, grazie, grazie tante. Auguri, complimenti. Grazie. Vorrei l'artista Rosella Marinucci. Allora, ti premia il dottor Fabrizio Borghini, ne consegna la coppa, e Alfonso Confalone ne consegna la pergamena. Andate al centro della sala. Ecco. E allora ora è d'obbligo una dichiarazione. Io, più che parlare di cultura, eccellenze, che è stato detto già abbastanza, vorrei dire un grande elogio a Lucia Mazzetti, che ci dà questa opportunità favolosa, specialmente per i giovani, che è una porta aperta, dato che siamo stati in pandemia, siamo stati ora in guerra e tutto, la cultura è ferma, però lei sa come fare, quindi un applauso a Lucia Mazzetti. Poi vorrei da Firenze Teresa Poluzzi, facciamogli un bellissimo applauso. La ringraziamo, ciao cara Teresa, al centro della sala. La premia il dottor Fabrizio Borghini, le consegna questa bellissima coppa, e Sossio Settembre le consegna la pergamena. Teresa Poluzzi, benvenuta, ormai la conosco. Grazie. Anche da lei una dichiarazione. Sono molto contenta che ci sia questo punto. È un punto importantissimo non solo per noi artisti, ma anche per la città, che ruota intorno a questa eccellenza piccola ma importantissima. Va bene, noi possiamo dire... Grazie.
piccola ma dal cuore grande, perché il cuore di Lucia Mazzetti è l'organo che fa partire tutto, poi viene anche la riflessione, i conti che vanno fatti, e perché tenere aperta un'associazione culturale non è facile. Quindi per questo noi invitiamo a sempre con maggior entusiasmo a invitare i nostri telespettatori a visitare le mostre che si tengono nella sede della Galleria Centro Storico Firenze, che si trova in via del Porcellana, come detto poc'anzi, vicinissima a Piazza della Signoria e anche alla stazione di Santa Maria Novella. Espongono i 10 artisti: Renzo Barbazza, Giovanni Cherubini, Giuseppe Collalti, Vincenzo Cossari, Andrei Ghiluai, Rosella Marianucci, Teresa Poluzzi, Santiago Subirana, Josefina Temin e Corri Van Valen Leleu. La mostra sarà aperta con ingresso libero tutti i giorni dalle 11.30 alle 13.30 e nel pomeriggio dalle 16.30 alle 19, giorno di chiusura il lunedì mattina e la domenica. La chiusura sarà l'11 giugno.